Per la 13ª giornata del campionato Allievi Elite scendono in campo Totti Soccer School e Nuova Tor Tre Teste. I padroni di casa di Mister Castagna si schierano con Torre Tra i Pali, Ceccarelli, Stanghetti, Verdirosi e Cresca in difesa, Petrucci, Tosoni, Pasquale e Raineri a centrocampo, Valeriani e Della Vecchia, la coppia d'attacco. Rispondono gli ospiti di Mister Corsi con Carolis Tra i Pali, Guerrieri, Neri, Daniello e De Luca in difesa, Evora Barros, Angeli e Barbato a centrocampo. Zanoletti agisce alle spalle del duo d'attacco composto da Renzetti e Cangianiello. Al minuto 6 il tiro cross di Evora è pericoloso e costringetore ad alzare in angolo. La seguente girata di Cangianiello è invece innocua e non impensierisce il portiere. Così come del resto il primo squillo dei giallorossi firmato Della Vecchia al 12esimo. Non passa nemmeno un giro di lancette e gli ospiti sono già in vantaggio dopo un'azione manovrata. Renzetti mantiene vivo il pallone con il tacco, poi ci pensa Guerrieri appostato alle sue spalle a servire Zanoletti che controlla e spara un siluro sotto la traversa da due passi. La Nuova Tor Tre Teste mantiene il controllo delle operazioni e solo intorno alla mezz'ora torna a rendersi pericolosa. Barbato ci prova in due occasioni, prima con una conclusione da fuori non trattenuta da Torre, poi con un tentativo senza esito, da posizione defilata. L'estremo difensore giallorosso si oppone ben due volte su Renzetti al minuto 32, ma non può nulla. Poco dopo, Cangianiello infatti premia il movimento in verticale di Zanoletti, altruista nel regalare un pallone al bacio a Renzetti, che deve solamente ringraziare e appoggiare nella porta sguarnita il suo 7° centro in campionato. Il primo sussulto della ripresa arriva solo al 21esimo, quando Melucci viene bloccato dall'uscita di Torre. Intorno alla mezz'ora inizia lo show. Un rimpallo in aria favorisce Zanoletti, che non perdona e sotto misura batte il neoentrato Alessandrini. Il numero 10 ospite si trasforma in assist man per Melucci, che al minuto 34 ringrazia e scavalca il portiere avversario con un colpo di testa. La squadra di Castagna alza bandiera bianca e due minuti dopo capitola nuovamente e ancora Melucci a chiedere e ottenere un triangolo elaborato ma efficace con Greco e a calare la cinquina con la personale doppietta. Ma non finisce certo qui, perché la cartolina finale la spedisce Greco. Il bomber rossoblù parte dalla propria metà campo palla al piede e dopo aver vinto più di un duello fisico e aver seminato gli avversari come dei birilli, si presenta tu per tu con Alessandrini per poi fulminarlo con grande freddezza. È un gol spettacolare del bomber rossoblù, che poi viene festeggiato e applaudito da tutti i compagni. È il definitivo punto esclamativo in una contesa mai in discussione. Finisce 0-6 alla Lungarina. Il ritorno alla vittoria in trasferta non fa che da prologa ad una settimana che condurrà la squadra di Corsi dritta all'appuntamento con la capolista Savio.